Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale con un nuovo video unboxing. Dopo il successo del video sullo spacchettamento del pacco misterioso che mi è stato regalato da Sara Zulian, un'iscritta al canale che saluto e ringrazio nuovamente, ho deciso di acquistare proprio da lei, dal suo profilo Vinted, che ovviamente vi metto in descrizione qui sovraimpressione, alcuni set delle card di Naruto Kaio che mi mancavano. Quindi è appena arrivato il pacco di Sara. So questa volta il contenuto, almeno dei set, ma essendo trattandosi appunto di Sara, so che ci sarà qualche sorpresa che non sarà un pacco come tutti gli altri. Quindi, ragà, non ci resta che scoprirlo insieme, non perdiamo altro tempo e andiamo con l'unboxing. Eccomi qui con il pacco, questo ovviamente è il brown box, ho tolto tutti i dati. Cominciamo con l'apertura. Sara si è anche prodigata a mettermi i trattini, quindi ci saranno delle istruzioni probabilmente. Spero di non fare casino come sempre. Già vedo un sacco di robina. Oh, ci sei impegnata bene, Sara. Wow. Allora, intanto, bellissimo. Cosa c'è qui dentro? Guardate che belli. Ah, questi sono i pacchettini, sì, che le avevo chiesto di inviarmi qualche pacchettino aperto. Spero di non fare confusione, guardate che belli. Bella. Ma questo cos'è? Un raccoglitore? Fantastico. Grazie, Sa. Questo ovviamente non gliel'avevo chiesto, quindi è un regalo. Grazie, Sara, buon rendere. Bellissimo, tra l'altro. Tra l'altro mi sa che è ufficiale Naruto Kaio. Stupendo. E all'interno ovviamente mi ci ha messo questa PR di Kakashi, guardate che bella, bellissima, la 001 tra l'altro. Sara, grandissima amante di Kakashi, quindi grazie intanto per questo primo regalo. Qui qualche pacchettino, oh, ogni tanto spunta qualche card, anche questa in regalo, grande, bellissima questa HR. Qualche pacchettino, guardate che belli questi pacchi. Bellissimi, grazie Sara anche per questo. Ecco qui, come immaginavo, guardate che bello intanto questo packaging. Allora, step 1. Madonna, tu me vuoi far impazzire, Sara? Allora, step 1 intanto, quindi presumo che questa debba toglierla dalla brown box. Spero di non rovinare niente, scusate l'inquadratura. Ok, via il brown box. Eccola qui. Quindi intanto vi zoomo un pochino. Allora, step 1, quindi devo tagliare. Cazzarola, che pacchi che fa. Devo tagliare lungo i bordi. Quindi innanzitutto vediamo la scatola. Guardate che cavolo ha combinato anche stavolta. Qui c'è il simbolo di. Ecco, questo è quello che devo tagliare. Da questa parte la nuvoletta della Katsuki, bellissima. Quindi devo tagliare lungo questi bordi. Spero di non fa cazzate dopo tutto l'impegno che ci ha messo. Come lo taglio? Col taglierì, così. Few moments later. Ok, quindi step 1, quindi vado ad aprirlo in questo modo. Ma guardate che roba. Cioè, è impressionante. No, vabbè, ha ricostruito praticamente il villaggio di Konoha. Mamma mia, che meraviglia. Guardate qui. Vabbè, io ovviamente rimango come sempre senza parole. Spero che voi possiate rendervi conto della fattezza di questo pacco. Immagino che qui dentro, seguendo le istruzioni, step 2. Mamma mia, sono delle istruzioni a prova di bimbo, ma forse sono io che sono un idiota. Ok, quindi dovrei aprirlo, sì, quindi devo tagliare anche sopra. Ok,
Immagino, spero di non rovinare niente e di non vanificare il lavoro di Sara. Ok, piano. Fa venire un'ansia per questi pacchi, raga. Anche perché poi mi uccide Sara se faccio qualche danno. Ah, bellissimo. Allora, guardate, spero di riuscire a farvelo vedere. Qui ovviamente ci ha messo anche il cielo, quindi è una specie di diorama, ma io adesso mi sento in colpa a doverlo aprire. È stupendo, stupendo. Ve lo lascio un attimo così. Cioè, guardate che lavoro che ha fatto. Bellissimo. Poi vi faccio anche una ripresa un po' più particolare, se riesco a non danneggiare nulla. Anche perché ci tengo. Mamma mia, che spettacolo! Immagino che dentro queste scatoline ci sia quello che l'avevo chiesto, a meno che non mi ha scammato e mi ha mandato solo il diorama. Cerco di non rompere niente, anche se non è facile. Allora, qua. Sara, non odiarmi, eh? Alla mia. Aia. Forse non dovevo fare questa cosa. Ops. Ok. Madonna, è pesantissimo. Quanta roba ci hai messo? Andiamo ad aprire anche questo. Piano. Ah, ancora, continua, solleva. Ok. Ok, bene, questo è per sollevarle, bellissime. Ok, qui non c'è più niente, immagino. Ok, gomma piuma. Guardate che roba. Ok, adesso andiamo a aprire. Qui già vedo qualcosina di molto interessante. Quindi sudando tantissimo, tipo ho una paura fottuta di rovinare qualcosa. Ok, forse ci siamo. Allora, cominciamo a tirare fuori qualcosa. Che roba, questa si mette via. Allora, cominciamo a far vedere qualcosina. Intanto ho preso tutto il set delle AR. Guardate che belle che sono. Questa, tra l'altro, ah, mi ci ha messo i vetrini. Mamma mia, grazie Sara per tenerci così tanto. Mi ci ha messo anche i vetrini per proteggerle. Meravigliosa. Quindi questo dovrebbe essere in teoria tutto il set. Vi faccio dare un'occhiata velocissima. Guardate che belle. Sono delle carte meravigliose, ragazzi. Guardate che fighe. Questo è un set completo. Ovviamente Sara ha messo le sleeve dappertutto. Guardate che spettacolo. Madara, ti amo. Guardate che belle. E questo dovrebbe essere il set completo, appunto, che appunto mi mancava. Quindi sono strafelice. Poi, ragazzi, fatemi sapere se vi piacerebbe un video collezione, anche se ancora sono ben lontano dal finire la collezione. Però potremmo fare degli aggiornamenti. Tanto ovviamente ordinerò altri pacchi da Sara perché come non farlo dopo. Bellissime. Quindi questo è tutto il set, quindi grazie ancora Sam. E adesso andiamo a aprire quest'altra bestia, che io mi sa che ho fatto una cazzata, scusa Sara, ma forse non dovevo aprirlo, non dovevo staccarlo quello, e ho vanificato tutto il tuo lavoro. Scusami. Ma poi quando faccio i video,
è tutto molto più complicato. Ok, tirami, quindi ti tiro. Ok, fantastica. Ovviamente tutto super protetto, molto bene. E adesso andiamo ad aprire anche questo. Saranno 12 kg di Pluriball, ovviamente. Ok, anche qui c'è ovviamente qualcosina. Questa CP, guardate che bella. Di Naruto. Ah, ce ne sono tutte qui. Ok. Poi Sara, ovviamente ho già visto che mi ha fatto qualche altro regalo. Grazie come sempre. E qui andiamo a vedere. CP. Cioè, guardate la bellezza di queste card, raga. Nulla da dire. Belle, belle, belle. Ok, le mettiamo via insieme alle altre. Poi qui abbiamo questa SCR, regalo di Sara, grazie, con Boruto, bellissima anche questa. Guardate poi, mi ci ha dato pure... grazie Sara. Quest'altra SCR con Naruto, sempre tratto da Boruto. Nella sua versione Hokage, bella da morire. Poi abbiamo tutto il set, anche questo delle LR. Pensate, io manco mi ricordo quello che le ho ordinato, quindi qui abbiamo tutto il set, altre card in edizione limitata, bellissime. Ok. E poi abbiamo questa scatolina, che magari se la aprissi nel verso giusto sarebbe una cosa buona. Mi sento sempre un impedito quando faccio i video, cioè non che io non lo sia anche nella vita reale, ma nei video ancora di più. E queste invece sono le PTR, guardate anche queste, che se non mi sbaglio, Sara correggimi se mi sto sbagliando, sono le carte nuove dell'ultima espansione della New Age. Anche queste, guardate che spettacolo. Scusate il riflesso della luce, ma purtroppo, raga, è quella che è. Guardate che belle. Ok, fine. Quindi questo era tutto. Io sono, ovviamente, vediamo se ha nascosto qualche sorpresa, perché potrebbe essere da lei. No, bene così. Niente, non so che dire, tutto fantastico, quindi poi andrò a sistemarmi le carte. Adesso andiamo per le conclusioni di questo video, perché io mi devo un attimo riprendere e andiamo in chiusura. Ed eccomi qui ragazzi con tutto il ben di Dio che ha organizzato Sara, grazie ancora Sa per tutto quanto, per le card, per i regali, per la sorpresa, per tutto il lavoro e l'impegno che hai messo in questo box. Quindi grazie ancora. Io ragazzi ovviamente continuerò ad acquistare le carte di Naruto Kaio da Sara, vi metto qui sotto in descrizione nel caso ne aveste bisogno. Tutti i link sia del suo profilo Instagram che di quello Vinted, se voleste acquistare anche voi queste card da lei. Io ovviamente continuerò e porterò altri unboxing di questo tipo proprio sui pacchi che fa Sara, perché sono veramente bellissimi. Ogni pacco è per me una sorpresa, anche se ne conosco il contenuto, almeno della maggior parte, perché poi mi ha regalato un sacco di roba, però la sorpresa è proprio aprirli e scoprire che cosa si è inventata. Quindi grazie ancora, voi ragazzi fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e se vorreste vedere anche un video collezione delle carte di Naruto Kaio, almeno una parte della collezione, poi piano piano andremo a farne altri. Ragazzi
Detto questo, ragazzi, io saluto e ringrazio ancora Sara per la centesima volta e scusami se ti ho rovinato il pacco. E detto questo, appunto, vi saluto, ragazzi, ci vediamo a un prossimo contenuto. Ciao, ragazzi, a presto.